sono stato appunto invitato questa sera a fare un piccolo intrattenimento e a presentare questo lavoro discografico che si intitola Carolans Forest Concert. È un lavoro monografico su un compositore irlandese che si chiamava Turlough O'Carolan. È considerato l'ultimo bardo. Il bardo era per antonomasia il poeta, cantore che girava nelle corti, era una sorta di Facebook dell'epoca, perché a queste persone era affidata la conoscenza, l'informazione e la cultura, quindi erano delle figure molto, molto importanti, tenute molto in considerazione. E questa persona è considerata il più grande compositore di musica irlandese. Lui era arpista, poeta e musicista, ma è ricordato principalmente per le sue composizioni. E ne ha scritte diverse centinaia. E io questa sera eseguirò una piccola suite di 5 brani con questo strumentino che vedrete tra un po', che si chiama Tin Whistle, che sicuramente avete sentito in molti film, Il Signore degli Anelli, c'è anche nel tema iniziale del Titanic. È uno strumento molto, molto utilizzato. Si sente? È uno strumento molto, molto utilizzato anche nella musica del cinema, specialmente in questi film che hanno queste ambientazioni fantastiche. Eseguirò, come dicevo, questa suite di brani con un sottofondo di foresta, suoni di foresta. Questo album è stato registrato nella foresta umbra. Io sono garganico, sono di Rodi Garganico, vivo a Foggia per lavoro, ma sono di Rodi Garganico, quindi insomma il rapporto con la natura per me è un rapporto molto spirituale. In particolar modo vedo insomma in queste opere il Vito, che ho conosciuto qualche anno fa, ci siamo conosciuti in autobus perché andavo a lavorare a Faeto e quindi ci siamo incontrati lì per turno a casa, abbiamo cominciato a parlare, e quindi queste opere in cui lui parla del mare, anche con questi toni crepuscolari, con queste luci notturne, sono dei paesaggi che sento molto, molto vicini. Quindi diciamo abbiamo pensato di creare questo comunque insieme, dove la natura diventa protagonista della serata. Quindi dal punto di vista visivo abbiamo visto bellissime opere marine, mentre ora, quando comincerò a suonare, entreremo in un'altra atmosfera, quindi dovrete un po' immaginare queste atmosfere, queste ambientazioni magiche, elfiche, con questo piccolo popolo che danza.